primo premio. I risultati preliminari sulle culture cellulari di mucosa buccale nella ricostruzione uretrale, la dottoressa Maruccia, Palminteri, Marchese, Berdondini, Ceccarelli, Iannotta, Franco e il professor Gentile. È un lavoro fatto, a quanto capisco, in collaborazione fra l'azienda ospedaliera di Desio e la clinica urologica di Roma. Prego, dottoressa Maruccia. Buonasera. Allora, questo lavoro in realtà nasce da prima che lavoravo a Desio, perché era ancora a Milano, una collaborazione che è stata fatta tra l'Università di Roma e il dottor Palminteri. Nasce da un'idea sviluppata da Ceppo nel 2009 di coltivare la mucosa buccale. E perché? Perché in realtà il tessuto di sostituzione adeguato, ideale, ancora non esiste. Perché per le caratteristiche di estensione, dello spessore, delle caratteristiche biologiche, dell'interazione con il tessuto ricevente. Il presente ovviamente è rappresentato dalla cute prepuziale, che ha dei limiti legati al fatto che spesso questi pazienti non ce l'hanno la cute prepuziale, perché sono spesso esiti o di ipospadie fallite o nel lichen, quindi la cute prepuziale non è utilizzabile. La mucosa buccale ovviamente ha dei vantaggi e attualmente rappresenta il gold standard, ha ovviamente lo svantaggio perché comunque anche utilizzando un doppio prelievo di mucosa, cosa tra l'altro che si esegue, però determinate lunghezze non vengono in ogni caso raggiunte. Il futuro è quello dell'ingegneria tessutale che ha degli enormi vantaggi ovviamente anche dal punto di vista del comfort del paziente che non deve sottoporsi al prelievo. È ovviamente una cosa che sta lavorando, un work in progress insomma. Per quanto riguarda l'ingegneria tessutale, le tre strade che sono attualmente percorribili sono le matrici acellulari, le colture cellulari e le cellule staminali. Le cellule staminali in questo momento hanno ancora dei grossi problemi prima di tutto etici perché possano essere sviluppate in tal senso. La matrice cellulare verrà analizzata un pochino più nel dettaglio anche domani nella prossima presentazione, è stata valutata anche quella. Ce ne sono essenzialmente due, ne abbiamo una maggiore esperienza con il SIS, ma da Atala è stata proposta anche la vescica di cadavere, cica umana di cadavere. E invece le colture cellulari sono quelle che promettevano qualcosa di meglio. Questo è un breve riassunto di quello che in realtà si fa con il SIS, perché il problema del SIS è che quando c'è uno scheletro abbiamo bisogno di delle cellule sane che vanno a ricolonizzare il tessuto che noi apponiamo, perché in realtà non si tratta di una vera e propria matrice, quella del SIS, ma semplicemente di uno scheletro che deve essere ripopolato dalla cellula sana dell'uretra. E quindi quando questo è possibile? Quando ovviamente le cellule sane uretrali ci sono ancora, perché se in quello alla vostra sinistra c'è comunque una stenosi corta con un tessuto spongioso abbastanza sano, possiamo aspettarci una ricolonizzazione favorevole. In un caso di una stenosi più lunga oppure con una spongiofibrosi estesa, questo è irrealizzabile. Che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo cercato di battere la strada delle colture cellulari e abbiamo fatto una coltura autologa di mucosa buccale facendo un piccolo prelievo di circa 6 mm di diametro 20 giorni prima dell'uretroplastica. Sono stati isolati i cheratinociti e dei fibroblasti e qui è l'enorme contributo dato dall'Università della Sapienza in tutto questo e circa dopo 15 giorni è stato ottenuto una coltura cellulare da utilizzare che ci veniva portata attraverso un supporto di garza con acido ialuronico. Abbiamo avuto un'esperienza con 5 pazienti, in realtà anche quella di Ceppol purtroppo ha dei numeri comunque ridotti, tutte stenosi anteriori, 2 pazienti con lichen sclerosus, una riparazione fallita di ipospadia e 2 stenosi ischemiche. Tutti i pazienti erano già dei casi recidivi. Quindi è stata attuata una tecnica secondo Braca in cui veniva apposto il tessuto. Nell'immagine si vede in realtà ovviamente la garza di acido ialuronico, perché il problema che vedremo proprio poi dopo del tessuto è che è molto 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 sottile, non è utilizzabile come un tessuto da apporre sul letto. A distanza di 10 giorni viene tolta quindi la garza, e quindi questo è il risultato preliminare, e questo è quello che si vede dopo 6 mesi.
Ovviamente l'iter ricostruttivo a distanza di 6 mesi è stato completato con un secondo tempro, stile Johansson per intenderci. Ma questo, i 4 casi che sono andati bene ancora adesso non hanno avuto delle recidive. Purtroppo abbiamo avuto in questo gruppo un caso di un paziente in cui non c'è stato un grosso successo per ammissione del dottor Palminteri, oltre ad un problema legato allo spessore del tessuto. C'è stato forse anche un errore tecnico, perché in questo caso sono stati apposti direttamente sul corpo cavernoso. Adesso la tendenza è quella di liberare un pochino di Dartos che faccia da sostegno alla mucosa buccale, anche quando non viene utilizzato in coltura. Quindi è indubbio il vantaggio di un tessuto autologo, di un tessuto che potrebbe potenzialmente permettere delle correzioni di stenosi molto più lunghe. E ovviamente il grosso svantaggio rimane ancora prima di tutto la sottigliezza del tessuto ed inoltre il fatto che abbiamo bisogno non solo di un tessuto più spesso, quindi che sia più manovrabile durante la tecnica, ma soprattutto di un qualcosa che non ci dia solamente l'epitelio, ma che vada a ricostruire anche una parte di spongiosa. Quindi è quello il vero problema dell'ingegneria tessutale adesso, non è che cosa è meglio da utilizzare per l'epitelio, il problema è quello che c'è sotto l'epitelio, che in questo momento non ha ancora una risposta dal punto di vista dell'ingegneria tessutale. Grazie. Grazie. Auguri, avevamo provato anche noi questa strada una decina d'anni fa in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Brescia. Non siamo riusciti a ottenere una cultura sufficientemente valida per fare un supporto, diciamo, in questo senso. Però mi auguro che voi abbiate maggiori risultati. Noi a un certo momento cominciavano a crescere anche delle fibre muscolari, però francamente non siamo riusciti poi a ottenere un tessuto sufficiente per questo scopo. Prego, Michele. No, l'istologia dopo non è stata fatta. L'istologia prima del prelievo si viene sempre fatta di routine, però l'istologia dopo non è stata fatta. Che garanzia avete che sono accedere la mucosa? Come fate a sapere? In effetti, in quella fotografia che è stata dimostrata dopo il primo tempo, non sembra che il tessuto sia mucoso, sembrava un tessuto cutaneo. So se l'impressione nel senso che magari viene solamente ricanalizzato dal tessuto cutaneo. Potrebbe almeno l'aspetto iconografico sembrava più una cute che una mucosa nell'esempio che ha portato. Sì, in realtà comunque anche quello è l'aspetto quando viene impiantato comunque la mucosa buccale non in coltura a 6 mesi, comunque anche quello è l'aspetto. Una volta che c'è un minimo di riconalizzazione, però non abbiamo fatto l'istologia per poter dimostrare se effettivamente si trattava di mucosa buccale lì e non semplicemente di una riconalizzazione da parte dell'epitelio. Sì, una domanda pertinente, credo che però sia molto semplice la prossima volta, prima di fare la Johansson, prendere un pezzettino di qua. Ma poi mi curiosisce la tecnica, perché tutti stiamo provando, i 5 mm di mucosa buccale li avete frammentati e inseminati, oppure li avete messi al centro di quel... No, in realtà noi abbiamo fatto il prelievo dei 5 mm che sono stati inviati. E che hanno fatto? Dopo loro hanno isolato i cheratinociti e poi... li hanno distribuiti. Almeno dalle foto che io ho visto in realtà, loro li hanno distribuiti. Esatto. È quello che hanno fatto. Ed era la stessa tecnica che era stata utilizzata anche da Ceppol e loro l'hanno ripresa. E poi viene fuori proprio una mattonella di tessuto. Prego. Una domanda da tappezziere, mi scusi. Le chiedevo meglio un commento. Ma il plicare questa strisciolina che si ottiene, cioè farne più strati, è fattibile? Cioè, il problema è quello di dare spessore, giusto? Sì. Quindi è possibile. Il problema dello spessore è semplicemente legato
alla difficoltà tecnica di poi applicarlo, non è legato al risultato poi finale. Se io ho bisogno di 2 centimetri, non ne posso usare 6 e applicarlo in 2, cioè ripiegarlo? Questa cosa non è stata utilizzata perché in realtà al di là dell'aspetto tecnico non era il problema della sottigliezza del tessuto che non attecchiva, il problema era che può essere comunque utilizzato con una difficoltà tecnica e magari... Non so se non è stato mai provato di applicarlo così per applicarlo meglio, ma in realtà quando non c'è l'attecchimento non è legato alla sottigliezza del tessuto ma quanto al fatto che sotto non abbiamo un tessuto valido su cui può attecchire, insomma. Sì. Per cui il problema tecnico potrebbe magari essere fatto così, ma l'abbiamo bypassato lasciando adesa la garza di acido ialuronico e va semplicemente avuto un minimo di accortezza quando viene tolta la garza a 10 giorni. Ci sono altri? Prego. Sì, volevo chiedere solo questo. Dai pochi casi, l'incidenza di stenosi su quei casi che hai presentato post-operatorio, qual è stata? Cioè, dopo l'intervento? Sì, c'è stato un caso di una stenosi dopo l'intervento. Uno solo? Sì. Beh, lo scopo non è quello di dire funziona in una tot percentuale di pazienti, è stata semplicemente un'esperienza, in realtà fare una casistica su 5 pazienti ha comunque poco senso in realtà, però c'è stato semplicemente quel caso lì. Nella casistica di Chappell che riprende, tutti e 5 hanno avuto una percentuale, non hanno avuto recidive. Altre domande? Bene, grazie dottoressa Luccia. Credo che possiamo